Per caso anche tu hai visto gli ultimi video musicali, gli artisti, e magari vedi degli effetti visuali, transizioni molto fighe, ma non sai come farle? Bene, in questo video te ne spiegherò tre, e se vuoi un altro episodio, scrivimi nei commenti quale effetto vorresti vedere realizzato. Eccoci qua ragazzi, impostazione di montaggio. Adesso andremo a vedere esattamente quello che dobbiamo fare. Chiaramente ragazzi, in questo video gli effetti verranno fatti con Final Cut Pro, ma chiaramente fatemi sapere se volete questi effetti con Premiere oppure con DaVinci Resolve, che sono effetti praticamente identici che si possono fare con tutti e tre i programmi di montaggio. In questo caso, per il primo effetto, sono andato a cercare il video di Eurovision con Central Cee, Rondola Sosa, BB Gang e tutti gli altri che fanno appunto questa canzone, perché il primo effetto è appunto una cosa molto semplice. È uno zoom nel quale poi si va appunto a cambiare una cosa. Allora, il primo effetto è questo, vedete? Chiaramente queste cose qua sono messe in 3D, ma la cosa che dobbiamo fare è appunto andare a Final Cut. Andiamo a importare un file, ad esempio, quello che può essere un video. Andiamo a cercarlo. Ecco qua. Allora, chiaramente qua ho preso una clip abbastanza grandangolare e vorrei appunto andare a transizionare queste due clip. Allora, la cosa che dobbiamo fare è prima di tutto andare a tagliare con le freccette esattamente dove c'è il taglio. Se avete le clip già tagliate, perché magari appunto avete già non avete ancora fatto il montaggio, andate appunto a dividere la clip direttamente dove c'è il frame. In questo caso appunto è qua, quindi andiamo a prendere tasto B in Final Cut, tasto A per rimettere appunto indietro. Andiamo a mettere Edit, come vedete qua in alto, e andiamo a mettere Add Freeze Frame. In questo modo appunto ci andrà a creare un frame frizzato praticamente, cioè ci andrà a creare una sorta di screenshot praticamente del frame, ma ad alta risoluzione. In questo modo appunto potremo andare a creare la nostra clip direttamente dalla fine del nostro video. Quindi andiamo, in questo momento andiamo a fare draw mask sulla nuova, su praticamente lo screenshot. Andiamo appunto a fare la draw mask, andiamo in questo caso a prendere l'occhio. Deve, ogni volta che metto i punti deve rifare, deve sistemare una cosa, quindi è giusto che faccia questo effetto di mosso. Adesso, una volta che abbiamo fatto questa operazione, andiamo a duplicare il nostro file tenendo premuto Alt e spostando verso l'alto, ve lo faccio rivedere. Quindi andiamo a prendere, selezionare la clip, andiamo a tenere premuto Alt sulla tastiera, andiamo a spostarla verso l'alto. In questo caso avremo la, appunto, sdoppiata la cosa. Andiamo a prendere la clip superiore, andiamo a fare Invert Mask. In questo modo andremo appunto, avremo la clip, l'occhio praticamente staccato. In questo modo, in questo momento vedete che non è precisissimo, infatti si muove un po' sotto. La cosa che possiamo andare a fare, dovremmo andare appunto a ampliare leggermente, ma proprio dico leggermente, il fader. Andiamo a stringerlo leggermente, andiamo a aggiungere un po' di fall off, che appunto l'ho sfumato. Non tanto perché chiaramente l'occhio è una parte appunto che si vede, che appunto se sarà modificata non troppo, perché sennò è un problema. Adesso la cosa che dobbiamo andare a fare è prendere la clip sopra, andiamo a mettere un marcatore, quindi col tasto M all'inizio, come vedete qua. Andiamo a più o meno metà clip, cioè più o meno fine della clip, cioè non proprio fine, però più o meno qua, questa zona della clip. Andiamo a mettere un altro marcatore. Adesso andiamo a impostare keyframe sullo zoom e sulla posizione. Andiamo all'inizio della clip e mettiamo appunto gli altri, mettete due, oppure fate invertite la stessa cosa. Andiamo appunto sul keyframe per il movimento, andiamo a zoomare al massimo. Chiaramente adesso ci andrà a spostare tutto perché siamo sull'occhio, un po' più in alto, e andiamo a riposizionarci appunto sull'occhio. Chiaramente non è la cosa più precisa del mondo, perché dovete un attimo capire dov'è l'occhio in questo caso. La cosa che vi consiglio io è, adesso che abbiamo appunto, siamo andati a zoomare la nostra clip, se io adesso torno indietro a fit, vedete come lui in automatico, chiaramente non è proprio stabilissimo, bisogna andare a fare un attimo di sistemarla, ma adesso appunto essendo con tutorial non ho appunto il tempo per farlo, ma vi sto facendo vedere come si fa. Qui andiamo a fare una nuova compound clip, quindi un nuovo, sostanzialmente ci andrà a rigenerare tutti gli effetti a zero, quindi andiamo a fare così. Poi andiamo appunto di nuovo sul pannello scale e position, andiamo a ricordarci appunto prima dove era il keyframe di prima, quindi vediamo dove si stoppa. Chiaramente se ve lo siete segnati ancora meglio, io in questo caso non me lo sono segnato. La cosa appunto importante adesso è che dovete ricordarvi più o meno dov'è il keyframe, capito? Perché sennò rischiate di fare un casino, perché magari uno zoom si muove più storto rispetto a un altro, e insomma diciamo che non è proprio il massimo.
Diciamo che a questo punto, che siamo meno qua, possiamo andare a muovere, cominciare a muovere la parte sotto dell'occhio, che appunto abbiamo lasciato ferma. In questo caso l'abbiamo già tolta. Se volete potete toglierla, oppure potete spostarla direttamente quando per qua la spostate, tipo qua che si vede, la spostate, la fate spostare. Qui non capisco, vedete, ad esempio c'è un'imprecisione, perché vedete che mi va sui capelli. La cosa che non voglio fare, che appunto voglio fare, è rispostarmelo sull'occhio in modo tale che sia un movimento più fluido possibile. In questo caso è già meglio, ci sono ancora un paio di keyframe da fare secondo me, tipo vediamo dove potrebbero essere fatti. Tipo qua ad esempio andrebbe spostato tutto su, perché non va bene. Adesso vediamo come potrebbe uscire. Adesso chiaramente ci sono un po' di imprecisioni. La cosa è che appunto lui mi zooma, quando lui mi zooma dovrebbe andare subito su, vedete. Quindi dobbiamo andare a sistemarci questa cosa. Chiaramente non è una cosa veloce da fare, ci vuole un po' di pazienza, piegato, perché vedete che lui alle volte sfasa, va su, va dove vuole, insomma, dobbiamo andare a risistemare questa cosa che appunto lui va su, va giù. Cioè dobbiamo andare a sistemargli appunto questa cosa e andare a farlo mettere solo sulla faccia, perché sennò appunto rischieremo che il nostro effetto sia molto scattoso e brutto. In questo modo appunto andremo a togliere questo sbaglio, diciamo, del programma, anche se non è uno sbaglio, però diciamo che correggerlo prima è meglio, perché poi dopo non potremo più andare a correggerlo una volta che abbiamo salvato il progetto, esportato e mandato al cliente. Diciamo che non possiamo farlo. Quindi la cosa che dobbiamo fare appunto questa maschera subito. Anche adesso c'è un'altra imprecisione, quindi andiamo a riscendere, cioè a far risalire la mano nostra maschera. Chiaramente questo effetto è consigliato per i video musicali, per una transizione così a caso per YouTube non ha assolutamente senso. Cioè è una cosa che proprio non ha completamente senso. Chiaramente per il prossimo effetto ci sarà anche un'altra maschera, sostanzialmente un'altra cosa che non vi ho mai fatto vedere, ma che appunto in questo video, che è appunto una serie di transizioni per i video musicali, ci tengo a farvela vedere, perché comunque ci sta che magari non ho capito un effetto, chiedete a me, ve lo faccio vedere come si fa. Chiaramente non magari se vedete molti video musicali non fanno questi effetti, perché magari non tutti i montatori di video musicali hanno gli stessi gusti. Quindi dovete un attimo capire voi che stile avete e non andare a mettere troppi effetti soltanto perché dovete metterli, ma andare appunto a dare un significato ai vostri effetti. Quindi chiaramente adesso è scattoso, ma perché siamo in risoluzione bassissima, quindi adesso la cosa che dobbiamo fare è andare a... Chiaramente potremmo andare a muovere quello sotto l'occhio come vogliamo. Adesso ve lo sto facendo vedere molto semplice, in modo molto semplice. Andiamo a fare un new campo, un clip, quindi andiamo alle due, andiamo a prendere qua, andiamo a velocizzarlo un po', perché sennò troppo troppo lenta, e adesso sarebbe una cosa così. Chiaramente adesso andrebbe non stabilizzata, però andrebbe sistemata, perché più che altro l'ho fatta in un minuto, quindi chiaramente vedete che questo tremolio così è sbagliato, chiaramente. Secondo effetto, ve lo faccio vedere subito. Allora, questo effetto l'ho preso sempre dal video di... sempre da questo video qua, perché questo video qua secondo me per quanto riguarda effetti ce ne sono, diciamo, molti. E questa parte qua... chiaramente tolgo il volume perché sennò mi mettono il copyright, ma vedete queste transizioni che fanno così. Adesso ve lo faccio vedere. Queste cose qua che sono molto fighe in un video musicale, soprattutto perché danno molto di dinamismo appunto al nostro attore, nel senso comunque alla persona che sta facendo il video. Chiaramente dovete andare a prendere sempre è la stessa cosa di prima praticamente, però dobbiamo andare a fare un altro movimento. Invece di fare andare a zoomare, dobbiamo andare a muovere il nostro soggetto. Quindi ad esempio prendiamo questo frame qua, andiamo a fare edit this frame, andiamo a metterlo sopra. E in questo caso, in questo momento, dovremmo andare a fare una maschera. Chiaramente qui più andate a fare precisa meglio è, perché diciamo che lo potete un po' sfumare, ma diciamo che si vede, se è fatta male si vede, quindi dovete andare a fare una cosa fatta bene. Allora adesso andiamo appunto a disegnare la nostra maschera. Chiaramente come ho detto prima, cercate di farla abbastanza precisa. Chiaramente esistono dei software per fare la maschera in automatico, anche ad esempio l'iPhone e il Mac lo fanno fare, ma in questo caso non avendo voglia di esportare il file, di fare tantissime altre cose, evito e appunto vi faccio direttamente la maschera su il programma di montaggio. Ma detto questo, continuiamo a scontornare il nostro soggetto, che in questo caso sono io. L'unica cosa con i capelli, dovete stare un po' attenti perché magari vi prende delle parti esterne, ma adesso vedremo un modo per correggere tutti questi difetti che magari voi non ve ne accorgete in primis, ma la persona che appunto guarda il video se ne accorge. Adesso facciamo vedere l'effetto finale.
quindi andiamo a finire la nostra maschera, chiaramente. Se dovete farlo per ogni secondo è un po' lunghetto, ma diciamo che la cosa migliore è, diciamo, farlo per un po' di cioè, diciamo, transizione tra due clip. In questo caso diciamo che non ha molto senso, però ci può anche stare, nel senso. Adesso la cosa che dobbiamo fare è prenderla, andare all'inizio della clip, andare a mettere ad esempio un'altra clip sotto, quindi all'inizio ad esempio un'altra clip. Quindi faccio un esempio. Questa qua la mettiamo ad esempio, non so, qua. E qui andiamo a mettere ad esempio la clip di prima. Quindi l'effetto di prima, un'altra clip comunque per fare la transizione serve. Adesso andiamo a metterla qua, andiamo a mettere questa qua sopra. E la cosa che vedete adesso è chiaramente una cosa sbagliata. Però chiaramente adesso l'avete sbagliata. La cosa che dobbiamo fare è andare a cliccare B, andare a tagliarla leggermente perché magari è un po' troppo lunghetta. Andiamo a fare un keyframe della posizione all'inizio, quindi ad esempio mettiamolo fuori. E un keyframe, l'ultimo frame prima dell'altro video, e non lo rimettiamo appunto a 0. Questa è la cosa principale. Adesso chiaramente, se siete magari volete fare una cosa un po' fatta meglio, invece di avere questo effetto, magari prima di tutto velocizzarlo un po', perché adesso magari è un po' lentino, come vedete. Se non ve lo fa velocizzare, perché magari è una foto, dovete andare appunto a zoomare la vostra timeline e andare a accorciare direttamente la vostra cosa. Chiaramente dovete andare a rimettere da capo questa cosa, dovete andare a rimettere fuori la vostra cosa, ma chiaramente vedete come esce, cioè già così è molto figo. Adesso chiaramente non è un video musicale, infatti cioè, non ha molto senso, però la cosa che potete fare adesso è andare appunto a sistemarlo, ad esempio aggiungendo uno sfumato, un blur, ad esempio direzionale, la cosa che vi consiglio di più. In questo modo sembrerà, diciamo, che abbiate fatto veramente una cosa in macchina e non sia un effetto fatto su Final Cut o sul programma di montaggio. Andiamo chiaramente a mettere al primo frame tipo 300, mettiamo tipo, non so, meno 30, meno a caso, in realtà questa cosa qua potete mettere anche meno 50 gradi. Mettiamo anche i 7 gradi per dire a caso. Andiamo all'ultimo frame, vedete come già così è meglio. Adesso chiaramente dobbiamo andare a mettere l'ultimo keyframe, cioè l'ultimo frame che appunto sia a fuoco, perché sennò non ha molto senso. Andiamo appunto a settarlo, questo e questo, andiamo a mettere qui 0 e qui 0. 0, perfetto. Adesso andiamo a vederla da capo, chiaramente come vi ho detto non è un video musicale, quindi non avrebbe senso da metterlo su un video normale, però vediamo com'è uscita. Secondo me ci può stare, se ne mettete anche tanti è bello da vedere, tipo tan così, cioè è molto figo da vedere secondo me. Chiaramente qua abbiamo una roba che è fatta per YouTube e non ha molto senso. Se lo immaginate su un video musicale, secondo me assume tutto un altro senso, soprattutto un altro significato, perché avere queste cose che vanno da un lato all'altro molto velocemente secondo me è molto figo. Adesso passiamo al terzo effetto, che è l'ultimo di questo video, ma secondo me anche questo è fondamentale da sapere per tutti i video musicali. Adesso chiaramente dovremo andare a sfruttare una funzione che in Final Cut non è presente, ma esiste un sito che vi permette di farlo. Andiamo su Google, il sito si chiama Runway, questo qua. Adesso chiaramente qui ci sono altri progetti miei, ma avete 3 progetti al mese gratuitamente. Chiaramente vi consiglio di fare una cosa gratuita, perché diciamo che se no non avrebbe senso. Andiamo a scontornare il nostro soggetto in video. La cosa che si può fare appunto su Final Cut, cioè su Premiere, che però su Final Cut non c'è, quindi aspetto ancora Final Cut che metta questa funzione che si chiama appunto rotoscopio. Allora la cosa è, diciamo, questa qua, vi faccio vedere ad esempio questa qua, una clip per un altro video musicale, ma la cosa è sempre la stessa, diciamo. Andiamo a importare, cioè andiamo appunto a importare la nostra clip all'interno di questo sito, e lui ci andrà appunto a creare una maschera. Chiaramente dovete andare a sistemarla un po', perché non sarà proprio perfetta. Vedete che anche qua c'è un po' di imprecisioni, ma chiaramente più keyframe fate, quindi più volte tenete a mettere quali sono i punti che lui deve tenere conto, più diciamo la vostra clip, il vostro risultato finale sarà preciso. Chiaramente di questo effetto non dovete abusarne, perché appunto su questo sito avete 3 progetti al mese in solamente 720p.
chiaramente se avete Premiere la cosa appunto si fa in 3 secondi perché si fa in automatico su Premiere, oppure anche DaVinci Resolve Studio, però su DaVinci Resolve gratuito oppure su Final Cut, a Final Cut la licenza normale, appunto non c'è questa funzione, quindi dovete andare appunto a creare comprare un plugin per Final Cut oppure andare a utilizzare un altro programma di montaggio, che è la scelta che vi consiglio di più. Adesso, una volta che abbiamo appunto fatto la nostra clip, andiamo a fare share, andiamo a fare export e andiamo pure appunto a esportare il nostro video. Andiamo appunto in asset, andiamo appunto a scaricare la nostra clip, download, facendo così. Chiaramente adesso ci metterà un po' di tempo, qui me l'ha già fatto perché l'avevo già scaricato prima, chiaro che è la cosa più veloce. Ma adesso, chiaramente questa non è la stessa clip, però la cosa che dovete fare voi è prendere, ad esempio qua ci sono un po' di imprecisioni, se vedete, un po' di imprecisioni ci sono. Però ad esempio questo pezzo qua potrebbe essere, qualche pezzo potrebbe essere utilizzabile, tipo qualche secondino qua. Chiaramente sul sito dovete andare a essere molto precisi con le maschere, perché se non siete molto precisi fate un effetto appunto che fa schifo. La cosa che dovete fare adesso è appunto andare a mettere il keyer, quindi andiamo a scontornare come se fosse un green screen sotto, e andiamo appunto a sistemare questi parametri per andare a cercare di sistemare al meglio quello che è il nostro video. Ad esempio così potrebbe essere già utilizzabile, e dovremo andare chiaramente a sistemare un po' di cose affinché il nostro risultato sia professionale, non sia una cosa fatta male in qualche secondo. Chiaramente andando anche magari a stringerlo un pochino, potremmo andare anche a togliere un po' di quei bordi lì che magari vi crea il green screen se non siete bravi a scontornarlo. E niente, chiaramente adesso è una prova, perché vedete che ci sono qua sotto le bande nere, perché questo video c'era le bande nere, quindi l'ho scontrato direttamente con le bande nere. Però chiaro che appunto questa cosa qua si fa in un modo semplice. Adesso andiamo a fare alt, così andiamo a mettere ad esempio, in questo caso non c'entra il video che c'è sotto, ma andiamo a mettere ad esempio uno sfondo nero, perché in questo caso non ho adesso il video originale sotto mano. Però appunto andiamo a prendere il nostro video nero, ad esempio in generator, andiamo a fare custom, lo mettiamo sotto, che appunto è uno sfondo nero semplice. Andiamo adesso a tenere la clip sopra, così, e andiamo a spostare la clip sotto. Chiaramente adesso la cosa che vi consiglio per fare più velocemente possibile, andiamo in effetti, andiamo qua, finché non trovate questo effetto cercate, comunque dovrebbe. E andiamo appunto in tiling e andiamo appunto a scegliere tile sulla clip sotto. Adesso chiaramente non è ancora fatto, però la cosa che vi posso consigliare adesso di fare è andare a zoomare questo effetto, quindi ad esempio 400%, e se vedete che appunto è ancora troppo distante, giocate con questo parametro finché appunto lui non combacia esattamente. In questo caso combacia, quindi andiamo ad esempio all'inizio, quindi qua possiamo andare ad esempio, andiamo a mettere chiaramente sempre l'effetto che ho detto prima, quindi con, se volete, se non volete non fatelo, l'effetto appunto che ho detto prima di blur, questo qua in directional, mettiamo sotto directional, e adesso andiamo appunto a giocare con questo parametro, diciamo. Andiamo a rispostare la nostra X finché appunto non andiamo a incontrarne ad esempio 5-6, così. Adesso chiaramente la cosa che vi consiglio di fare, invece di farlo 50 volte, fare un bel taglio e andiamo appunto a copiare e incollarlo, chiaramente se non avete tempo. Se avete tempo fatelo per ogni pezzo, perché vi conviene, diciamo. Adesso l'effetto finale, chiaramente dovete andare a sistemarvelo, ma perché chiaramente adesso è una prova che vi ho fatto vedere in 3 secondi, dovrebbe uscire una cosa così. Chiaramente dovete andare a sistemarvelo, perché ad esempio qua ci sono i primi frame che sono messi male, quindi ad esempio dovete andare a tagliarvi qua. Ad esempio andiamo a fare Command C in questo modo, che sarà sistemato. E adesso andiamo appunto a evitare che ci siano i bordi neri, perché sennò appunto è un bel problema. Adesso chiaramente questi effetti qua andrebbero messi sotto, ma anche sopra non sono brutti assolutamente. Potete sia metterli sopra che sotto, chiaramente la cosa più consiglio è di metterli sotto e di fare una cosa così. Chiaramente potete anche andare a velocizzarli, chiaramente, perché come non si può andare a velocizzare. Li andiamo chiaramente a risettare tutte e quattro
per essere mezzi più vicini, oppure andiamo a fare una campa, un clip, facciamo prima. E appunto l'effetto che ci uscirà è questo. Chiaramente potete andare a sistemarlo come volete, ma questo diciamo che è l'effetto, come si fa per avere questo effetto, che appunto la figura gira dietro lo sfondo praticamente. Che appunto si chiama maschera con rotoscopio in Premiere o in DaVinci, ma appunto su Final Cut, essendo che non c'è, gli ho trovato un modo alternativo per farla in modo gratuito. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo come al solito al prossimo video, martedì prossimo o giovedì prossimo, dipende chiaramente quando finirò di montare questo video, ma appunto ci vediamo settimana prossima con il solito prossimo video. E ricordatevi sempre di iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti nessun altro video, e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao.